L'anno zero dell'oltrepò del vino, qualcuno l'ha definito così, a ben vedere le premesse per una svolta ci sono, ad iniziare dalla riorganizzazione del consorzio di tutela in chiave federalista con la creazione di 6 tavoli di lavoro dedicati ad altrettanti vini, fra i più diffusi e rappresentativi, che avranno il compito di stabilire i rispettivi disciplinari di produzione per arrivare al metodo di lavoro stesso, quello che ha portato a questo epilogo basato su un principio nuovo di rappresentatività, a prescindere dal peso di ogni singola azienda, e forse la sfida per il futuro, l'elemento in grado di evitare nuove rotture e divisioni, sarà proprio l'adozione di questo metodo decisionale, in contrasto con il recente passato, quando i voti erano ponderali e quindi basati sulla quantità di vino prodotto o anche solo commercializzato, e quindi piccoli produttori di filiera venivano di fatto esclusi dalle decisioni cruciali. Il primo incontro del nuovo corso del consorzio di tutela dei vini dell'Oltrepò si è tenuto a Torrazza Coste con la partecipazione di aziende e istituzioni locali e regionali. Oggi partono i tavoli di denominazione, che sono un insieme di persone, di vitivinicoltori della nostra zona, d'Oltrepò, esperti, che inizieranno a lavorare su tematiche specifiche della singola denominazione, cioè del singolo vino. Questo consente di far partecipare molte anime, molte realtà, sia consortili che non consortili, legate da uno stesso obiettivo comune, di valorizzare i nostri prodotti per valorizzare il territorio e viceversa. Quindi insomma, tavoli di denominazione, se non ricordo male, sono 6, è ancora un po' presto per sapere su cosa investirà, su quali prodotti vuole investire il consorzio. Si sono individuati allora 2 vini principi, 2 vini faro dell'Oltrepò, che sono il metodo classico e il pino nero in rosso. Partono questi tavoli di denominazione dove si lavorerà col principio una testa un voto, dove appunto chi produce, chi lavora per una denominazione si incontrerà per decidere nel tempo chiaramente iniziative per tutelare, per controllare, per promuovere, per valorizzare quella denominazione. È un assetto federale per tenere in piedi con un obiettivo comune il territorio, un territorio molto articolato come questo. Ha toccato un tasto quello della rappresentatività, che è molto importante e molto dibattuto anche a livello nazionale, quindi qua si sperimenterà un modello nuovo, insomma, in questo senso. Di fatto sì, noi attuiamo delle possibilità previste nello statuto del consorzio, ma attuate, e già questo è uno scenario nuovo, c'è una volontà diversa a livello anche di consorzio di dare rappresentanza nelle regole legislative esistenti, chiaramente, a tutte le anime del consorzio. Sicuramente la rappresentatività in un ente consortile, in un territorio così grande, con delle disparità quantitative tra le varie e degli interessi anche diversi tra le varie componenti, non va bene Oltrepò. Quindi sicuramente si sta lavorando, si lavora per questo. Se tutto andrà nella maniera giusta, penso che ci potrà avere finalmente un territorio unito.